Consiglio regionale all'Aquila, tra remoto e presenza, a tenere banco il piano vaccini, chiarito ulteriormente dall'assessore Nicoletta Verì collegata a remoto, ma anche varie interpellanze e interrogazioni su temi sanitari, progetto di legge su fibromialgia, difensore civico con un po' di Maretta nel centrodestra, nomina al Marrucino. A sollevare ancora diversi dubbi sul piano vaccinale il consigliere del PD Antonio Blasioli, sia sulle percentuali di ultraottantenni vaccinati che sulla data d'inizio per disabili e fragili, indicata per mercoledì, ma soprattutto ha denunciato una situazione capitata a Pescara. Gli ultraottantenni venivano chiamati la mattina per il pomeriggio, veniva cambiato l'hub vaccinale, non più il Palabecci, ma l'ospedale di Pescara, l'Aula Magna in particolare, con file e assembramenti. Al momento di ricevere l'inoculazione del vaccino, con i moduli firmati per il Pfizer, veniva loro inoculato l'AstraZeneca. Mancanza totale di trasparenza nei confronti di questa categoria, che è quella degli ultraottantenni, insomma, che erano tra l'altro molto sfiduciati e che sono andati lì chiedendo un vaccino diverso. Al momento di questa richiesta, a loro è stato riferito che o avrebbero assunto l'AstraZeneca, altrimenti non avrebbero avuto nessun tipo di vaccino. Su questa faccenda segnalazioni sono arrivate anche dall'Aquila. AstraZeneca ora non ha limiti di età e può essere somministrato tranquillamente, ma negli ambulatori si hanno più vaccini proprio perché in base alle patologie che un utente può avere, il medico vaccinatore che ha la responsabilità sceglie. E Brucchi lo ha chiarito proprio ieri in conferenza stampa assieme alla Verì, che ha ricordato su questo l'importanza del medico di base. Una cosa è certa, nessuno può scegliersi il vaccino, dipenderà da disponibilità e patologie. Oggi non c'è più la differenziazione che c'era prima fra AstraZeneca, Moderna e Pfizer, e soprattutto che nessuno si può scegliere il vaccino, perché quotidianamente abbiamo giustamente persone che vengono, ma io mi vorrei vaccinare con... No, si vaccina in base alla disponibilità, in base alle patologie, ma lo decide il medico vaccinatore, che è quello che poi sotto il foglio ci mette la firma. Intanto, fuori all'emiciclo, è tornato oggi il Comitato Spontaneo di Lavoratori, prevalentemente fatto da operatori della montagna e del turismo, che denuncia come ad un mese dal primo presidio la Regione ancora non abbia erogato ristori del Cura Abruzzo 1 e 2.